Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia. Sono qui con il terzo video sulla compravendita con i tornei TOTS. Allora, finora ci è andata abbastanza bene. Abbiamo fatto Bundesliga e Liga BBVA. In particolare con la Bundesliga ci è andato molto bene, mentre per quanto riguarda la Liga BBVA stiamo aspettando, perché io ancora aspetto per vendere. Siamo a venerdì. Questo video dovrebbe andare in onda o venerdì o sabato. Ma comunque i prezzi sono saliti molto. E adesso ci concentriamo sulla Serie A e sulla Ligue 1. Allora, in questo video solo sulla Serie A. Domani o dopodomani andiamo a vedere la Ligue 1. Questa volta come ho selezionato? Ho selezionato due fasce. Facciamo due e mezzo. Allora, nella prima fascia i giocatori che ancora stanno a 950, 1000, 1100 e che quindi si possono prendere a niente e se salgono riuscite a fare un profitto normale, se non salgono non è un problema. E poi i giocatori, come sempre, un pochettino più rischiosi, ma non impossibili. C'è da dire che per la Serie A non ci sono prezzi esorbitanti, non sono saliti già i prezzi come fu per la Liga BBVA, quindi siamo in vantaggio, dobbiamo partire adesso, subito. E allora, primo nella lista, scusate se ogni tanto do un colpo di tosse, ma non sto benissimo. Primo nella lista Jeremy Menez 950, questo giocatore che è conosciutissimo soprattutto in Inghilterra, soprattutto all'estero, piace molto per la velocità e anche abbastanza buggato, 4 stelle skill, prendetelo se non ce l'avete già in squadra. Poi Keita Upgrade, che è anche lui molto apprezzato, soprattutto su Footed ho visto. Ha 90 di velocità, ha una buonissima forza fisica, se non sbaglio aveva una buona, ecco, 76 di forza fisica e poi ha 4 stelle skill. Quindi questo giocatore piace molto e potrebbe salire un pochettino e non si prende a niente, anche lui. Restiamo in ambito laziale con Kishna, 5 stelle skill, lui conosciuto dall'anno scorso, potrebbe salire, non è detto, però sono tutti giocatori che stanno a 9,50, sono quelli più che di più vi consiglio. Perisic upgrade, guardate come invece Perisic non upgrade si è già più alto. Perisic upgrade che costa di meno probabilmente perché è esterno destro e ha il piede destro come piede principale, ma ha 5 stelle piede debole, quindi è la stessa cosa. Lui assolutamente da comprare. Continuiamo con Alejandro Gomez, come sempre, anche lui per la velocità e per le skill. Tutta una serie di ali che state vedendo da prendere, soprattutto perché hanno 4 stelle skill e perché hanno una grande velocità. Così come Christian Teio, che ha solo 3 stelle skill, però è veramente, veramente consigliato. Secondo me salirà molto. Concludiamo con Mario Balotelli, che come sappiamo il mondo del web per lui impazzisce sempre in un modo o nell'altro. Secondo me salirà sui 1300-1400, non ci farete un grandissimo profitto, ma ripeto, questi 7 giocatori sono per quelli che dice io ho da investire 20.000 crediti, dove le investo? Investili in questi giocatori qui, mal che vada li rivendi, non succede niente di straordinario. Dunque continuiamo e andiamo alla seconda fascia, la cominciamo però da capo, eccola qua. Quindi fascia di giocatori un pochettino più altini che secondo me si alzeranno sicuramente. E allora cominciamo. Juan Jesus, per molti miglior difensore per foot della Serie A, perché ha il work rate giusto e perché è veloce e ha delle buone statistiche difensive. Ripeto, per foot, quindi per cortesia, nei commenti non cominciate a sparare minchiate. Come fai a dire che è più forte di Bonucci, di Barzagli? Per FIFA Ultimate Team, siccome li conosco determinate fasce di tifoserie, quindi so che non ascolteranno mai, però faccio una sottolineatura. Quindi, Juan Jesus assolutamente salirà, ragazzi, sui 3000, perché considerate anche a inizio gioco, nei primi 2 mesi non si poteva prendere, stava a 15.000 perché quell'80 di velocità per gli inglesi in un difensore è qualcosa di esorbitante. Restiamo nei difensori veloci e andiamo su Kostas Manos Upgrade, che costa 1.900, sta salendo pian piano. Vedete di prenderlo subito prima di rischiare di farlo salire troppo a prezzi esorbitanti. Continuiamo appunto con Barzagli, che non sarà veloce, non avrà delle statistiche di fisico alte, ma secondo me è il difensore più forte della Serie A su foot, al di là della velocità.
per me ovviamente è veramente forte e ancora si prende a 1500. Se qualcuno deve farsi la squadra, comprerà uno di questi tre sicuramente. Andiamo ai terzini, Bruno Perez upgrade, Bruno Perez assolutamente da prendere, attenzione, prendetelo subito perché questo sale tantissimo, così come salirà e già sta salendo Alexandro, anche lui terzino completissimo, veloce, peccato per il fatto che a me stia sempre troppo avanti e quindi sia un problema a livello difensivo, però per quanto riguarda la compravendita sarà quello più acquistato sicuramente. Continuiamo a restare nell'ambito Juve. E questa volta saliamo di prezzo. Marchisio, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, il centrocampista più completo della Serie A probabilmente. Lui salirà, anche se è già abbastanza alto, con lui dovete fare un investimento più grosso. Magari prendetene un paio e vedete che riuscite a fare. Così come Pereira è un altro giocatore che è molto, molto ricercato, molto utilizzato soprattutto. E come vedete sta salendo piano piano, si può ancora prendere 1.900-2.000, lui verrà molto utilizzato. Andiamo alle ali, andiamo con Mohamed Salah. Io già ne ho presi una decina di Salah perché sapete la velocità, le 4 stelle skill, il fatto che comunque sia molto conosciuto tantissimo all'estero, uno dei giocatori più amati soprattutto nei paesi arabi, ci mancherebbe altro. Quindi attenzione che lui salirà moltissimo. E poi abbiamo diversi casi. Allora, badate bene. Dybala non upgrade, 78. Si può ancora prendere a 5.500. Perché dico lui? Perché l'81 costa ancora 12, costa già 12.000, quindi per me va fuori dagli standard per fare compravendita. E perché le versioni non upgrade di diversi giocatori, come avete visto anche prima, hanno quasi equiparato il prezzo delle versioni upgrade. Come per esempio Bruno Perez, guardate, 1500 versione 80, 1500 versione 1600 addirittura versione 79. Quindi qui ci potrebbe essere una sorpresina, prendetene un paio, potrebbero salire almeno di 6000 crediti secondo me. Stessa cosa per Higuain, che sta ancora a 5500 nonostante ci sia la sua versione record breaker nei pacchetti. Stessa cosa per Higuain, sia l'86 che l'84. In questo caso potete fare compravendita anche con l'86 secondo me, perché sarà quello più ricercato. Continuiamo invece con due giocatori con cui si rischierà sicuramente di meno, e stiamo parlando di Muriel e Niang, che sono molto ricercati soprattutto per la velocità, per il bug. Loro saliranno perché, diciamo, le persone quando andranno a crearsi la squadra, che faranno? Prima cercheranno Higuain e troveranno un prezzo di 6.000-7.000, di conseguenza diranno vabbè 6.000-7.000 no, allora vado a prendere Niang, no? E Niang di sicuro salirà più di 1.500, stessa cosa per Muriel. Ho dimenticato altri due personaggi che sono Raja Nainggolan, perché è uno dei più completi, 2006-2007, e poi per chi vuole investire tanto, perché secondo me qua si parla di investire tanto, Quadrato per le 5 stelle skill è perché sta a 6.700. Non chiedetemi quando venderlo poi. Comunque, l'ultima cosa che vi volevo dire, per quanto riguarda gli if, l'unico che io vi consiglio veramente, secondo me salirà ma non di tantissimo, è Gervinho if. Poi ho dato un'occhiata a tutti gli if che ci sono in Serie A, ci sono prezzi troppo alti per dirvi prendete questo che di sicuro sale, ecco, per me l'unico che si prende sotto i 20.000 e salirà di 5-6.000 crediti è Gervinho in form, sempre per il solito discorso della velocità. Quindi, ricapitolando, questi sono tutti i giocatori della Serie A, domani, dopodomani dovrebbe uscire il video sulla Ligue 1, quando dovete venderli, tutti questi giocatori, dovete venderli fra sabato, venerdì, sabato, domenica, nel fine settimana. Se nel fine settimana siete fuori, siete a mare, siete in montagna, siete a sciacquarvi i piedi non so dove, tranquilli che anche lunedì i prezzi sono altini. Io consiglio sempre di tener d'occhio il mercato con Footpin. Quando vi piace il prezzo a cui è arrivato il giocatore che dovete vendere, lo vendete senza rompere le scatole ovunque. Comunque, a parte questo, spero che anche questo video vi sarà utile. Ci vediamo presto. Bella a tutti, da Ben.